Buonasera a tutti amici di Facebook, come avete potuto vedere io sto lavorando nuovamente ad un altro cortometraggio, titolo Did No Did, questa volta è una storia completamente diversa dal primo cortometraggio, ovviamente cortometraggio fatto in casa alla Sgibbation, anche se le storie sono comunque abbastanza interessanti. È completamente diverso da Volevo dirti che, perché Volevo dirti che già è una specie di thriller a fondo psicologico. Did no did, che vuol dire comunque, che significa morte, no morte, la morte non è morte, è un cortometraggio molto, molto fantasy. La trama della storia, che cos'è? Allora, questa volta io mi sono voluto ispirare a quello che è la fase REM. La fase REM, che cos'è la fase REM? La fase REM è una parte del sonno, del nostro sonno, ci sono cinque fasi, tra la quale è la più profonda, che si chiama fase REM, è la fase più profonda dove diciamo, mentre la persona, l'essere umano sta dormendo in sonno profondo e sta sognando, prima ancora di svegliarsi per capire se è tra sogno e realtà, quella lì si chiama fase REM. Comunque, tutte queste cose sono scritte anche su internet, le potete trovare scrivendo tranquillamente su Google le fasi del sonno, non del sogno, quelle sono altre cose. C'è molta comunque fantasia, i mezzi purtroppo sono quelli che sono, che comunque io ci sto provando nuovamente a fare questa cosa, mi sto rilassando tanto perché comunque è la mia passione e quindi tra una ripresa e l'altra diciamo sto cercando di mettere un po' su questo nuovo corto a livello proprio così dilettantistico, perché non sono un professionista, però vabbè. Sto provando nuovamente a fare un altro cortometraggio per vedere un po' cosa esce fuori. Ovviamente, vabbè, la storia da come l'ho scritta io, da come lo immagino e da come ce l'ho in testa è molto difficile metterla in atto con quei pochi mezzi che ho a disposizione. Comunque, tra una ripresa e l'altra stanno uscendo altre idee, le prime cose che comunque più in là saranno montate tutte insieme con l'audio, ovviamente sarà muto, si farà capire benissimo come il primo e vediamo tra un paio di mesi cosa uscirà fuori, insomma. Bene, vi auguro una buona continuazione, una buona serata e ciao a tutti.